Allora, parliamo un attimo di te. Yes. Quando sei arrivato a casa ho visto che c'era un cartellone con su scritto Boria. Sì. Perché ti chiamano Boria? Era il soprannome che mi davano i miei amici più intimi negli anni passati, perché ero sempre uno super operativo, avevo sempre voglia di fare, organizzare, di fare. Beh, sabato sera che si fa? Andiamo a cena, cinema, no, andiamo a ballare, andiamo a fare le cose, andiamo a un concerto. Io facevo questo, allora. Non l'hanno mai visto in maniera negativa, del curioso, arrogante, l'hanno sempre visto nel senso, cazzo, che c'hai sempre voglia di fare, ero sempre un vulcano pieno di energia. E nel mondo come ti chiamavano? No, semplicemente Claudio, Tano, gli argentini. Tano è come chiamano gli italiani gli argentini. No, mi hanno sempre chiamato Clodi, fratellini nepalesi, cioè comunque Claudio. Non ho mai amato particolarmente il soprannome, ti dico la verità. Mi piace più il mio nome per quello che è, però è normale, insomma, nel nostro mondo ci sono i soprannomi, i nickname, però non mi hanno mai fatto impazzire i nickname. Facciamo un passo indietro, quando facevi il bancario eri uno stronzo? No, assolutamente, anzi mi hanno scritto in tanti ex clienti che se l'aspettavano e mi hanno sempre ringraziato per non essere mai stati trattati da numeri ma da persone. Ma io non sono cambiato, ho semplicemente più consapevolezza, il fatto che le cose che dicevo prima, la gente mi dava dell'no, perché ovviamente il mio stile di vita era esattamente il contrario di quello che stavo dicendo. In quello mi sentivo in una gabbia, per cui a un certo punto ho dovuto prendere questa decisione perché stavo tradendo me stesso. Certo. Cosa ti fa arrabbiare? La mancanza di rispetto. Quello che hai visto nel mondo ne hai vista? Ovviamente sì. In India? Sì, però in India ho visto anche tanta compassione, tanta dignità e tanta generosità. Le caste non ti disturbavano? Mi disturbano, ma mi rendo conto che fa parte di una cultura e che non sono nessuno per giudicare. È una cultura che sta lentamente prendendo piede la controcultura delle caste, soprattutto dei giovani. È ovvio che è una cosa che è difficile da sradicare, ci vorranno secoli probabilmente. Però ho visto anche un andare oltre le caste. E le donne? Il problema delle donne in India c'è. Ma se una ragazza occidentale volesse fare un giro da sola in India? Assolutamente sì. Verrebbe trattata con rispetto. La donna in India, in casa, dentro le mura domestiche, comanda lei. Però è vista come un oggetto di riproduzione, fuori dalla casa è un oggetto, non ha rispetto, però le decisioni importanti della famiglia le prende la donna. Io ho visto un sacco di donne viaggiare solo in India e non hanno mai avuto problemi. È chiaro che il problema più grande che una donna occidentale ha in India è il seguente. Ovviamente c'è internet anche in India, ovviamente gli indiani guardano YouPorn e ovviamente il 99% dei video su YouPorn sono di donne occidentali. Quindi loro, nonostante comunque non ti tocchino, perché c'è un discorso comunque di rispetto verso il turista, verso lo straniero, ti guarderanno sempre come una puttana. Quello sì, ti scopriranno con gli occhi. Vabbè. Sì. Questo è internet. Probabilmente in passato non era così.